Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di zucchero, rispondere alla domanda: lo zucchero fa male? Negli ultimi tempi è ritornata una nuova ondata di denigrazione nei confronti dello zucchero, però vorrei rassicurare gli ultimi arrivati: lo zucchero è demonizzato da moltissimi anni. I primi testi che demonizzavano lo zucchero risalgono a 25-30 anni fa, in America, quindi non stiamo assolutamente parlando di una cosa nuova. Lo zucchero è tornato nell'occhio del ciclone ultimamente, quando si è scoperto che l'industria dello zucchero pagò gli scienziati per negare l'esistenza di una correlazione tra le malattie cardiovascolari e l'abuso nel consumo di zuccheri. A me come divulgatore scientifico e a tutti noi come consumatori, in ogni caso, devono interessare solamente i dati oggettivi. Per questo mi sono basato sui dati dell'OMS. L'OMS ha studiato i vari trials scientifici ed è arrivata ad alcune conclusioni molto interessanti che riporto anche nell'articolo che vi consiglio di leggere e anche in questo video. L'OMS considera solo quelli che lei chiama i free sugars, in altre parole, tutti gli zuccheri tranne quelli presenti naturalmente nella frutta e nella verdura. Quindi anche i succhi di frutta sono considerati tra i free sugars. Anche la frutta secca, e ovviamente tutti i dolci e tutte le bevande dolcificate, cioè tutti quegli alimenti dove gli zuccheri sono effettivamente aggiunti. Sostanzialmente l'OMS ha cercato una correlazione diretta tra il consumo di zucchero e determinate patologie. Ebbene, di certo l'OMS ha trovato solamente una correlazione tra l'insorgenza della carie e il sovrappeso e l'obesità. Quindi non si è trovato una relazione diretta tra le malattie cardiovascolari e lo zucchero, e nemmeno tra lo zucchero e nessun altro tipo di malattia, che non sia sovrappeso, obesità e carie. Sovrappeso e obesità poi sono fattori di rischio molto importanti per le malattie cardiovascolari, di conseguenza l'eccesso di zucchero è indirettamente causa delle malattie cardiovascolari, ma indirettamente. In questo video non prenderò in considerazione il discorso carie, che per carità è una patologia da controllare, ma non è di certo la cosa più grave che ci può capitare. Prenderò quindi in considerazione solo gli effetti sulla salute, sul metabolismo, le malattie cardiovascolari, sovrappeso e obesità. L'OMS è andata a vedere se riducendo lo zucchero nella dieta, senza voler per questo ridurre anche le calorie e quindi dimagrire, si ottenesse comunque un dimagrimento. Allo stesso modo è andata a vedere se un aumento di zucchero nella dieta causasse un aumento di peso. Questo effettivamente è stato trovato. Il fatto che i soggetti che assumevano meno zucchero contemporaneamente non volessero seguire una dieta e dimagrire è molto importante perché determina una correlazione diretta tra il minor consumo di zucchero e il dimagrimento. Perché è ovvio che se io mi metto a dieta e contemporaneamente consumo anche meno zucchero, il che ci sta assolutamente, e poi dimagrisco, io non posso dire se sono dimagrito perché ho tagliato le calorie o perché ho ridotto gli zuccheri. Un'altra cosa molto interessante che è venuta fuori è la seguente: se io a parità di calorie che assumo sposto una parte di queste calorie assumendo più zuccheri e quindi contemporaneamente riduco la quantità di carboidrati complessi in modo tale da tenere costanti le calorie, questo non comporta aumento o perdita di peso. Quindi gli zuccheri diventano un problema solo se mi fanno assumere troppe calorie, quindi se mi fanno ingrassare. E il sovrappeso o peggio l'obesità causano poi problemi di salute. Questo è molto importante, ripeto, perché? Perché significa che gli zuccheri non creano un danno al metabolismo di per sé, ma lo creano solamente perché responsabili del sovrappeso e dell'obesità. Il fatto di trascurare gli zuccheri della frutta è una cosa che non mi trova molto d'accordo, cioè si sottintende in questo caso che sia impossibile abusare di zuccheri mangiando solo frutta. In realtà questo non è vero, ma ne parlerò in un altro video che trovate linkato qui in alto a destra, quando andremo ad analizzare quanti zuccheri possiamo permetterci in una giornata. Concludendo, quindi possiamo dire che lo zucchero fa male? No, in realtà l'OMS cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo: attenzione, gli alimenti che contengono free sugars hanno basso indice di sazietà. Quindi è facile assumerne più del dovuto e quindi se noi non controlliamo le quantità che assumiamo di questi cibi, questi ci porteranno facilmente ad essere sovrappeso o obesi. Ma se noi controlliamo la nostra
alimentazione con coscienza, ovvero di fronte a un cibo noi conosciamo più o meno qual è l'indice di sazietà, qual è la densità calorica, la quantità che ci possiamo permettere, allora a questo punto la pericolosità, tra virgolette, degli zuccheri viene meno. Io so che un certo cibo è pericoloso perché ha un indice di sazietà basso, ha una densità calorica alta. Quando decido di assumerlo, so esattamente la quantità che posso assumerne senza andare in sovrappeso. Quindi lo zucchero, ripeto, non è un veleno di per sé, lo è il suo eccesso. Ma se io so gestirmi e quindi so gestire questo eccesso, lo zucchero non diventa più un problema. Diventa un problema se io mi alimento a caso e allora tendenzialmente andrò ad abusare dei cibi a basso indice di sazietà e quindi abuserò di cibi dolci che contengono free sugars e questo mi causerà il sovrappeso. Tuttavia, io ritengo molto ottimistico pensare di risolvere il problema del sovrappeso dicendo alla gente mangiate meno zuccheri. Non ha funzionato con i grassi e a mio parere non funzionerà neanche con gli zuccheri. Bisogna agire più ad alto livello, ci vuole una coscienza alimentare superiore. Bisogna sapere quanto si può mangiare di ogni cibo e allora solo in questo modo si riesce a mantenere il peso forma.